la gente sempre più sola, divisa, rapporti superficiali stile fast food in cui si giudica la copertina e si inventano semplicemente qualità attorno ad essa, idealizzando e attribuendo caratteristiche che non ci sono. La voglia di conoscersi, realmente manca. Troppo presi dal correre e dall'affannarsi, non si sa bene neppure per cosa. La comunicazione si trasforma così in un susseguirsi di parole scritte e di emoticon. Facebook, Twitter, WhatsApp, non importa la piattaforma, tanto è la stessa storia. Un racconto fatto di superficialità e di solitudine. Che simpatiche tutte queste faccine, cuori, orsetti che ballano, cagnolini che sbuffano, e io invece vedo solo grida di disperazione in quei buffi di su monitor. Ci si lamenta di non essere capiti, ma come fa una persona da quel cazzo di Snoopy con un cuore a comprendere che in realtà stai morendo dentro, che hai una sofferenza che ti logora? Di persona puoi sorridere, un'espressione che può essere finta come un emoticon, ma lì, anche se non vuoi far sapere, se vuoi mascherare ed esprimere altro, ci sono gli occhi che parlano, che cantano le emozioni. Sì, è vero, anche dal vivo c'è chi non vede, chi non coglie gli sguardi, chi ha una nebbia attorno a sé tale da visualizzare solo immagini sfocate, una nebbia costituita da strati di superficialità, perché sì, frequentano gli altri, ma in realtà si sceglie di restare soli, di non fare entrare nessuno nel proprio universo. In quel caso anche gli occhi, nel loro mondo di emozioni, non vengono visti, perché solo chi ha un reale interesse potrà ascoltare la loro voce. Persino in un legame sentimentale tra due persone che dovrebbero amarsi, spesso si respira questa solitudine. Ci si frequenta eppure si resta soli. Quante volte capita che o un marito o una moglie dicano all'altro: «Siediti, amore, ho voglia di parlare con te». E che lì seduti si guardino negli occhi con lui o lei che prende la mano dell'altra persona chiedendo con sincerità: «Come ti senti oggi? Per me sei importante, voglio conoscere i tuoi stati d'animo, le emozioni che vivi. Ti amo». Credo quasi mai. Scene da film, così forse vogliono che le percepiamo, la solitudine, l'alienazione, l'avere pochi rapporti superficiali. Ecco, questa vogliono farci credere che sia la normalità. La normalità per arrivare a cosa? Per imbottirsi di psicofarmaci o, nel peggiore dei casi, per prendere una pistola e spararsi un colpo? Si solleva un'obiezione. Il mondo però è pieno di persone cattive e di merde. Preferisco restare solo se questo è il prezzo da pagare per evitarle. Sì, è vero, ci sono tante persone così. Il problema è che anche con quelle poche che si reputano valide, resta spesso un alone di superficialità o di distacco, nella forma di pochi messaggi visualizzati su uno schermo, grande o piccolo che sia. L'abitudine, la dipendenza alla solitudine, fa morire ogni rapporto, ogni tentativo di condivisione vera sul nascere. Basta far delle scritte su uno schermo la comunicazione principale, se non l'unica. Basta frequentare una persona dal vivo senza mai condividere il vostro mondo o cercare di scoprire il suo. Semplicemente basta con questa solitudine. Non fingiamo che sia la normalità e che ci renda felici. Un saluto, amici deviati. Se siete affetti da questa dipendenza, forse è il caso di iniziare a disintossicarsi. Ciao!